Salvini le ha dato del velista, proprio perché ha detto, insomma, apriamo i porti, farà meglio come velista che come sindaco. Che cosa si sente di dirgli? Buona epifania al ministro dell'interno. Nella vita mai dire mai, io non mi sono mai potuto permettere finora una barca a vela, magari nella vita, chi lo sa, dopo il sindaco potrei anche essere un velista, mai dire mai. Se lui pensava di fare la battuta simpatica per dire che noi vogliamo che dei bambini non muoiano in mezzo al mare, è talmente ignobile come battuta che penso, come dire, la restituiamo a chi l'ha fatta. Noi cerchiamo di fare cose serie, lui va avanti a battute, mentre invece il paese ha tanti problemi, tante criticità, e i sindaci molto più del ministro lo sanno, perché stanno ogni giorno in mezzo alla gente, ascoltano problemi, sofferenze, sogni. E poi sa qual è la differenza? Io veramente non riesco a comprendere. Per noi i bambini sono tutti uguali, tutti uguali. Siccome stasera a Napoli, tra le varie iniziative, abbiamo anche Enzo Avitabile, che fa un concerto molto bello, c'è una canzone che, tra le più belle, tutte uguali sono che creature. Ecco, questo sta facendo Napoli. Non capisco perché è così nervoso il ministro dell'interno e così dissociato politicamente il ministro Di Maio. È qualcosa che io non riesco veramente a capire, lo dico da uomo del sud, da uomo del Mediterraneo, da sindaco di Napoli, da giurista, da persona che fa politica non pensando ai voti sulla pelle dei bambini, ma pensando a cercare, come dire, di dare una mano a tutte le persone che stanno in difficoltà, ai napoletani, agli italiani, ai russi, agli americani, ai neri, agli occhi a mandorla. Brutta questa differenza. I bambini africani possono morire in mezzo al mare, invece tu puoi farti, come dire, il video con l'arancino in mano e con la bocca sporca di Nutella. Una grande solidarietà all'arancino e alla cioccolata. Buona epifania a tutti e anche al ministro Salvini, grazie.